Ciao ragazzi, bene, perché io utilizzo i videocorsi per insegnare la cinofilia ai miei? Allora guardate, quando le nostre condizioni erano un po' migliori di adesso, ci si poteva riunire in gruppi senza troppi problemi, io facevo nella sala della federazione dei corsi che sono riuscito a radunare anche più di 70-80 persone. Facevo i miei corsi di un giorno, i miei stedi, alcuni giorni le persone partivano da tutta Italia, si prendevano alberghi, andavamo insieme a mangiare al ristorante, a volte gli facevo fare poi alla sera delle esperienze con i pastori oppure direttamente con passeggiate in montagna. Ricordo una notte a novembre, proprio in questo periodo, un po' più in là, verso dicembre, nevicava in un modo impressionante, non so se qualcuno che sentirà questo filmato vorrà e potrà rilasciare una testimonianza. Io li portai a camminare fino allo sfinimento in montagna perché pensavo che ad esempio l'ispettore cinofilo per cani da guardia, quello che deve in qualche modo capire se il cane da guardia ha delle attitudini sufficienti o meno per poter difendere il territorio, dovesse anche avere un temperamento altrettanto paragonabile a quello del cane. Non volevo formare ispettori cinofili qualsiasi. È ovvio che, ad esempio, proprio questo corso online non è possibile farlo e non si possono trasferire queste competenze fatte di esercizi pratici, eccetera, coi videocorsi. Ma tutto il resto sono riuscito in questi 2 anni che ci sono stati un po' sottratti dalle attività a trasferire tutto sui videocorsi e farli con i corsi online, come ci sarà adesso 22, 23, 24 novembre il corso online per diventare consulenti cinofili per cani da guardia, dove è molta teoria quella che serve, poi la pratica, le persone affiancate a me dovranno poi farla direttamente sul campo man mano che avranno poi delle problematiche da affrontare. Ho deciso di trasferire tutto sui videocorsi perché quando le persone venivano da me a fare questi corsi, poi la domanda era sempre la stessa: perché non trasferissi su un libro tutto ciò che ci ha insegnato? Perché non ci lasci gli appunti? Qualcuno fotografava le slide, volevano portarsi a casa questo patrimonio cinofilo che loro avevano imparato nei miei corsi. Sinceramente io ero contrario perché prevedevo di far ritornare queste persone gratuitamente, quindi le persone pagavano una volta il mio corso e poi potevano venire quante volte volevano a titolo gratuito a riseguire le mie lezioni, e vedevo proprio che di anno in anno, avendo imparato, avendo messo in pratica eccetera, riuscivano a assimilare molto meglio, anche parlando con gli altri partecipanti eccetera, questi concetti che erano basilari, che letti su un libro non hanno nessun significato, invece assimilati direttamente nelle lezioni diventano molto più precisi. Quei videocorsi ho trovato veramente una grande soluzione, perché su quei videocorsi ci sono tutte le slide che io facevo al corso, più tutte le mie spiegazioni, e loro se lo possono vedere quante volte vogliono anche all'interno di una settimana. Quindi è come fossimo riusciti a concentrare degli anni di teoria tutti in una settimana o 2 settimane. Ma non basta, quante volte hanno fatto vedere i miei videocorsi alle mogli, ai figli, al giardiniere, alla governante, parlando ad esempio del videocorso base sul cane da guardia, che è una parte del percorso per diventare consulente cinofilo per cani da guardia ed è anche il video che io ormai da anni regalo alle persone che acquistano dei cani da me. Quindi l'ho trovato un sistema molto interessante, adesso l'ho adottato anche per questo percorso, sia di consulente cinofilo per cani da guardia, sia per educatore di cinofilia naturale e tecnico cinofilo per cani antilupo, perché in realtà ho visto che i risultati sono strabilianti, le persone ci sono interessate, leggono ascoltano il videocorso, leggono ciò che c'è scritto nelle slide, lo possono fare quante volte vogliono e vengono normalmente poi i miei corsi online molto preparati, tant'è che poi noi facciamo degli esami pubblici che tutti possono sentire le domande che io faccio e anche le risposte che mi vengono date,
e le persone sono sempre molto, molto preparate. Di conseguenza, il videocorso è veramente un patrimonio di informazioni che voi avete a disposizione. Tutte le volte che c'è un qualcosa che non sapete, potete andare a cercare e non troverete solo la parte scritta, ma anche la mia spiegazione, fatta di esempi, di considerazioni, eccetera. Ma il bello è che questo può essere riascoltato molte volte, e se qualcuno vuole concentrare la cultura nell'arco di un mese, può fare un percorso all'interno di un mese, che una volta invece ci andava molto più tempo. Ovviamente non tutto si può trasferire con i videocorsi, infatti non tutti i percorsi io poi li faccio online, però questi tre che vi ho detto, i videocorsi hanno dimostrato di offrire enormi risultati. Ma non solo, i singoli videocorsi, anche per chi non vuole fare un percorso, ma vuole semplicemente migliorare, trovare delle soluzioni sui cani, hanno una facilità di apprendimento incredibile, ad esempio la gestione dei cani non sterilizzati, la gestione della femmina dal momento del calore fino allo svezzamento dei cuccioli, il percorso da fare se il cane dimostra aggressività. Ecco, ho visto veramente dei risultati che prima non c'erano, perché le persone magari intanto dicevano di venire, poi avevano un contrattempo e rimandavano di un anno. Se il videocorso lo possono acquistare quando vogliono, se hanno il contrattempo il giorno dopo guardano il videocorso. Ma il fatto di poter ripetere più volte la visione del videocorso, c'è una facilità di assimilare queste cose, non è indifferente. Ad esempio quello sui cani antilupo, ho visto come non solo la famiglia dei pastori lo guardano più di una volta per assimilare alcuni concetti, ma lo fanno poi vedere alle persone che magari di stagione in stagione cambiano e sono appunto gli aiutanti oppure dei ragazzi che vanno a fare gli stage, e vedo che la mia cinofilia con i videocorsi si diffonde moltissimo. Stessa cosa la parte della cinofilia naturale, dove magari all'interno della famiglia c'è uno che studia sul videocorso, poi vorrebbe trasferire tutta una serie di informazioni, non si ritiene abbastanza convincente, avvincente, e cosa fa? Fa vedere il videocorso. Quindi questa è stata veramente una trovata che mi ha aiutato a diffondere più facilmente la cinofilia, ma specialmente in modo molto efficace. Ecco perché riesco alcuni dei percorsi a trasferirli online con ottimi risultati, come quello che adesso ci sarà poi il 22, 23, 24 novembre, e anche questo videocorso che adesso è in promozione fino al 15 novembre, che è come migliorare le prestazioni del cane da guardia, che è una, diciamo, una fase, una parte di cinofilia alla quale sono molto interessate le famiglie, perché magari hanno quel cane che non gli fa la guardia come vorrebbero, però nello stesso tempo ovviamente non si sognano nemmeno di cederlo ad un'altra famiglia, perché sono affezionati, perché tutti i componenti ormai vogliono quel cane e quindi sono interessati a vedere se degli interventi sulle condizioni ambientali, sulla gestione dell'animale, possono far migliorare le sue prestazioni. Bene, vi ringrazio anche oggi tanto per avermi ascoltato, vi do ovviamente l'appuntamento per domani e vi auguro a tutti buona giornata. A presto!